Inizia la reaction. Perché soffri? No. Sì, Ma ci no. sta. Ah, Sì. ok. Che buono. Fa un profumo buonissimo. La mia sa di mezze Gelsomino. sudate. È la prima volta che c'è profumo qua in studio. Ben arrivati alla semifinale, gli amici. Va bene, ragazzi. Ah! Fai vedere bene. Che Ma ce l'hanno schifo. questa storia, Ma cos'è? con la mano sul pacco. Reminder per il prossimo episodio, tagliare tipo i primi 10 minuti, subito. Guarda, la differenza è che mentre io purtroppo ho una certa Maria, io sono lei è giovane! giovane. Ragazzi, sono imbarazzanti sti due. Ah, che bello, questa è la penultima puntata. E anche oggi, ragazzi, io e Tiziano siamo stati spoilerati. Ah, bella sta giacca di Luigi. Iniziamo con gli sbadigli. Dice sempre, perché comunque 3 ore è tanto. All'inizio. Dopo 1 minuto. Ok, quindi 5 finalisti. Comunque ad Albe è caduto un barattolo di vernice addosso, eh. Sei sicuro che sia vernice? No? Sei in finale! Secondo voi chi esce, ragazzi? Sempre chiedo sempre a voi due, perché tanto io so già, quindi sono. O Albe o Serena. Sembra un buon suggerimento. Io dico Albe. E tu dici? Albe. Preferisci Serena o Albe? Però sicuramente una ballerina andrà. Però secondo me quanti non è ballerini da ci sono? finale. Serena, Michele e basta. Beh, certo. Ah no, Dario però, anche, giusto? Secondo il programma. Però per noi Albi non era neanche da mettere in serale. No, però è migliorato. Poi è dai. migliorato, sì. Però tipo Rea la preferivo, quindi a secondo me voglia. Albi non è da serale perché c'era Rea, capito? La mia voce è andata a fare in c***o. No, comunque secondo me Serena non è da finale, però non uscirà perché è femmina, è impossibile. Oh, perché è l'unica ballerina rimasta. Se ti penso mentre canto. Di cos'è nuovo. Questa cosa? Genoflesso. Raga, sapete che tipo le prossime due reaction saranno tipo sempre gli stessi pezzi come era l'anno scorso. Però io mi sono divertito di più l'anno scorso. Sì. Il secondo album è H7. Sempre più difficile nella carriera di un artista. Caparezza. Sì. Hai visto che culettino che c'ha lui? Sì. Compatto. Minimalista. Lo stretto indispensabile proprio. Per ogni luna che ci guarda sopra tutta la sfortuna. Per ogni strumento che so suonare. Addio, c'è, non so. Che ho buttato i tuoi vestiti, tanto non li metterei. Ma chiudi ste porte che entra la fa freddo. Dai, c'è la neve. Hai buttato pure i vestiti, capito? Io comincio subito schierando Sissi contro Todaro. Eppur mi sono scordato di te. Come ho fatto, non so. Ti piace? Più forte o più piano? Più forte. Vabbè, anche a te piace facendo. Forte? Ovvio. Madonna. A chi è che non piace forte? Sento una tensione. Non piangere salame, dai capelli per verame, solo un gioco, non era un fuoco. È il vostro talento. Ci sono tutti sti microfoni. Quelli di Elio. Quelli di Elio, esatto. What's going on? Wow. And I say, hey, hey, yeah, yeah. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it off. What's in my head and I. Io ho scoperto questa canzone guardando Sense8, una serie TV fichissima. Sì, io l'ho sempre iniziata, l'ho sempre interrotta. Che bravo, forte, ragazzi. Madonna. Bellissima. Questa canzone piace un botto. Brava! Però forse ho preferito l'attitudine di Luigi. Ma come ha preferito Guarda. Luigi? Punto Sissi. Oh, oh, meritato. Mamma mia, mi sei mancato. Ma tu la scorsa volta c'eri? No, non c'ero. A proposito di cero, le nuove candele che ci hanno mandato da Candle Street, ragazzi. Wow. Sono molto, molto profumate. Sì. Ottime per mano di danza, insomma. Sì, esatto. Sì, per i piedi puzzolenti. Odori di ascelle. Io ne metterei una per ogni posto alla sbarra. Sì, anche perché sono personalizzabili, cioè potete scegliere tipo fra 40 fragranze diverse. Sì, perché poi ci sono delle fragranze che sono ottime per contrastare certi odori, cioè tipo quello che puzza di piedi, allora ti metti la valle. Quello che puzza. Questa sta di menta, buonissimo. Io me la metto qua. Potete scegliere tipo il colore, l'etichetta, le fragranze. È ottima per fare regali, che ne so, alla mamma, al fidanzato, alla maestra di danza, alla compagna che fa il compleanno. Giusto, anche, no? Al posto di portargli i fiori al saggio, portategli una candela. Potete anche regalare un buono direttamente, così non, se non sapete i gusti della persona a cui regalate il prodotto, così poi quella persona lì si sceglierà i gusti direttamente dal sito. Ma diciamo che i gusti tutti. Che abbiamo scelto. Ah, io non mi ricordo.
Tipo questa qua gigante, biscotti, cioccolato e lampone. Buono. Tutta da mangiare. Aspetta, prendiamo anche no, le scatole. No, si può mangiare. Super carino il packaging. Ah, quello è mio, mi sa che c'è dentro centriolo. Centriolo! Vabbè, lavanda e centriolo, lavanda. Perché stanno i vestiti lavati in pratica. Ma no, è vero. Quando fai la lavatrice metti dentro un pezzettino di questo. Ah, quello. Beh, io non no. Non suggeriamo usi alternativi. Cosa abbiamo da dire anche sull'azienda? L'azienda che fa queste candele le fa a mano, sono fatte a casa, sono fatte con del vetro facilmente riciclabile. L'1% del ricavato andrà a un'azienda per la riforestazione. Vi lasciamo un codice sconto, Coros, del 10%. Trovate in descrizione. Aspetta, aspetta, perché tanto c'è l'esibizione di Sissi dalle palle. Dalle adesso l'ascoltiamo in una versione veramente molto molto personale di un brano famosissimo degli ABBA, proprio Dancing Queen. La nostra Dancing Queen. Bella. Oh my god. Dai, ho aspettative molto alte. Friday night and the nights are low. Belle palle. Che due palle. And when you get the chance. Stasera canta solo Sissi. Beh, che bello. Sì, vince tutto. Anche lì la e poi la eliminano. No, raga, se la eliminano. Allora, comunque, raga, il massaggio di Team più Sissi. Uguale. Cioè, voi non avete idea. Dai, qua i ballerini ci stavano dietro. Mm-hmm. Hanno preferito le palle. Cioè, raga, pure Maria ha iniziato a ballare. Di solito sta ferma. Al massimo muove la bocca così. Comunque, prima un sacco di microfoni, ora un sacco di palle. E chissà dopo cosa avrà. Ma lo fanno apposta in modo che lei non si debba muovere. Sì, anche perché è sempre molto statica. Vabbè, però canta anche cose difficili per le quali devi stare fermo. Fortissimo, ragazzi. Sì. Complimenti. Qui già deciso di scrivere un piccolo monologo, un'introduzione che parla del tema della canzone, cioè la violenza sulle donne. Volutamente ho deciso di non ascoltarla, di ascoltarla qua in diretta con voi, per cui sono molto curioso di vedere cosa ha fatto. Una merda. No. Ho fatto male a non ascoltarla prima. Non picchiate le donne, yeah. Donna, donna, sì, donna, 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 sì, donna, donna, non picchiarla. Non peccare di clemenza verso chi usa la violenza. Non peccare di silenzio. Non restare mai, mai in silenzio. Bello. Vogliamo guerme come il fuego, voglio a chiamar tu pugno d'acero. Dietro è figo, tutte le ballerine. Sì, anche la scenografia. Malo, malo ere, non se dagna che se quiere, no. Tonto, tonto, tonto ere. Ah, una bella sfida cantare in spagnolo. Tondo, tondo, tondo. Tondo, tondo. Malo ere, non me chille, che me duele. Eres de pie, eres malo, e non te piense meglio che io. Ci sta, no, sta facendo sì, un botto. Sì. Bellissimo. Malo, malo, malo ere, sì. Malo, malo, malo ere, sempre. Malo, malo, malo ere. Oh. Bella la coreografia. Bravissimi. Bella la scenografia. Dai, bella performance. Caruccio. Era dentro il pezzo. Caruccio, caruccio. Bella voce. E poi quello che ha scritto all'inizio era molto bello. È difficile qua, perché sono stati molto molto belli entrambi. Cioè, però Sissi era da sola. Sissi, secondo me. Sissi ha cantato meravigliosamente, lui però ha dato tanto a livello comunicativo. Qua non saprei. Devo dire che la tua interpretazione era perfetta, voto te. Grazie. Punto a Zerbicele. Vabbè, a 1-1. Anch'io avrei votato Luigi. Qua ci sta 1-1. Mm. Vabbè. Sei scattato pure tu, stai zitto. Tu hai capito la responsabilità che hai adesso. Grazie Maria per mettermi ansia. La squadra che vince porta un finalista. Alex. Air Alex. Alex. Una compagnia aerea, non lo sapevo. C'è chi vende occhiali e chi vende aerei. Biglietti aerei. O aerei completi. Ma li vende su Amazon, secondo te, i suoi Boeing? Bella sta musica. Raga, che bello. Di questa è? Puntata, poi un'altra e abbiamo finito. Sì. Era molto bello. Bello, bravo Alex. Sì, ho detto già, è un pezzo di Elvis Presley. I can help falling in love. Dai. È il solito Albe, questa volta con sentimento. Tu lo senti il mento? Wise man sing. All in love.
difficile questo pezzo per lui. Cioè io sono abituato all'originale che c'ha una voce super piena, riconoscibile. È già lunedì, ma tipo Blue Monday, sto così e così, come se fosse un hobby, Sirene Magritte. Infatti. Per me Alex qua. Un po' di sottotono. Ma perché il confronto con Elvis, ragazzi? Una crescita di Albe. Questo è vero. Ah, sì, cosa ha detto? Cresciuto Albe sicuramente, sì. Però l'altra qua volta c'era Alex. L'albero è cresciuto. Mi sento di dirti, sei migliorato molto, ma voto Alex. Ho preferito Alex. Ecco appunto, ho preferito Alex. Beh, Albe, hai dei bellissimi capelli, ma ho preferito Alex. Quindi Sissi o Alex sono il primo finalista. Boom. Beh sì. Adesso Sissi contro Alex. Sì, adesso sì. C'è un fight, mettono il campo da box. Will Smith fa il giudice. Yeah. In caso di pareggio interviene lui a sbilanciare la situazione. Secondo me dà veramente la possibilità di scoprire ancora di più l'anima degli mortacci tua. No. Vi prego, fate delle canzoni un po' più allegre. Ciao. Effettivamente. L'hai detto. Oh, dei ballerini. Vai. È Giulia? Dal cambrè sembra di sé. Che occhio, Tim. Spaventato a morte. Ah, c'è un'altra. Ah, c'è un'altra Giulia. Se guardi bene, ce l'hai di fronte. Ma quante Giulia ci sono? Ma sia versione maschile che... Esatto. Sì. Cioè sia Giulia che Giulio. Se guardi bene, ti sto di fronte. Alex vinci per Cosmeri. Oh no! Mio Dio. Ma poi perché per Cosmeri? Ma non puoi vincere per se stesso. Ma infatti, ma puoi vincere perché sei bravo. Lui studia canto da tutta la vita, si impegna. Esatto. E vince perché per Cosmeri. Vinci per Cosmeri. Ma deve vincere per se stesso. Tanto so che azzerbi da fastidio. Beh, in piedi. Cavallino. Ah, cavallino. Oggi piani props. Cavallino ma e sta fermando. È la terza volta che su una piattaforma, ma basta. È solo che sta andando contro Alex, che è uguale, è che vero. Non si muove, quindi comunque siamo pari. Sono entrambi cantanti estremamente statici. Just for two, though you never knew you would be. Almeno sali sul cavallo, fai qualcosa. Oh, ma lascia che sia il cavallo. Cavalca. And though you don't believe that they do. Guarda come si scassa Giulia. Sì, in realtà sta ridendo ma non si sente. Sì, è vero. Ma che effetti sonori hanno messo in questa canzone? Cavallini. Invece è Giulia. Wow. Madonna, raga. Cioè, lei mette due acuti, ha vinto. Per me Sissi. Per me nonno. Tutta la vita. Sissi. Nonno. Vinci per Dario, Sissi. Alex, come va? Bene, bene. Cute. Ma mi scappa un po' la cacca che non sono riuscito a farla prima, però Alex, basta, per il resto basta. Va bene. Ringrazio tutti quelli che fanno il pesce. Ma no, come gli è venuta in mente? Però voto Sissi. Oh. Mi sembra giusto. La prima finalista. Ora vai che parte. Adesso sì. Ho fatto pure. Ma come? Guarda che parte con la finta modestia. Guarda, guarda. Quindi qua. Qui. Qua. Dions. Cute. Non so cosa dire. Di prenderla in giro. No, poverina, lei si però fa ridere quando fa ridere, ma secondo me lo fa perché non si sente per niente a suo agio. No, zero. E quindi non sa come reagire. E quindi fa ridere. Esatto. E quindi perché fa tutte quelle. Cioè, al posto di dire sì, wow, ma sono contento. È tutto tipo. No, cioè, basterebbe anche solo. Cioè, io mi sentissi, non so, guarda, in soggezione, volte. Direi anche solo. No. Grazie, oddio, grazie. Guarderei per terra, però tipo grazie, grazie mille. Lei guarda 10 volte su e 10 volte si morde il labbro. Sì, cioè, e quindi inizia a dire cose senza senso. Mi diventa sanguinare il labbro. Brava però, bravissima. Brava, meritata dall'inizio, che te lo diciamo, che devi andare in finale. Esatto. Potevi saltare tutte queste puntate. Coros Ballet lo sapeva. Spacco di patatine, eccolo lì.
quando c'era il pomeridiano lei faceva coreografie molto più difficili, più tecniche, non so se vi ricordate. No, ma infatti sì, si nota proprio un cambio di stile coreografico, eh. Pirouette. Saltella in giro, tante facce, corsetta. È diventata veramente tipo sai l'intrattenimento delle feste. Sì, poi fa sempre quei passi, sì, due tipo... salti. Ma il coupé no, città. Ragazzi, no. Ma cos'era? Per me no. Mi spiace, ma siamo partiti che lei ha fatto così, esatto, adesso... lei è cresciuta adesso tanto sta... e poi... Boh, fermati, hai già vinto. Si stava leggermente sì, inclinando. Guarda come si... Sempre verso Todar ormai, eh. Todar, apri la guida. Raga, non stanno tagliando ai giri. Ragazzi, wow, sto male. Ci hanno ascoltati. Ah, oh, Michele. Michele. Cioè, raga, ci hanno ascoltati. Non ci posso credere. Non stanno tagliando. Ecco. Va bene, la preparazione va bene. Sì, sì. Non hanno tagliato. Bravi. Raga. Ok, vabbè, adesso salto. Vai. Bravi. Oh, oh, sono migliorati. Bravi. Regia di amici, montaggio di amici, bravi. Non tagliate. Ora no, ora no. Oh. Oh. Bravi, così si fa. Bravi. Non avete tagliato! Abbiamo visto più coreografia che faccio! Il mondo sta sulla punta delle mie dita, chiuso fra un letto, uno specchio, una gioia labile. Bello questo coreo. È dipinto parambici chita. Ho mescolato insieme. Bravo! Che bomba! Yes. È per me lui è il mio preferito. È cambiato di nuovo. Eh? Bella sta coreo. Disegnato un amore che sembra no, adesso regia siamo già. No, regia! Dai. No, il salto! Madonna, rimangio tutto! No, per me lui come ballerino ci sta un po'. Perché sono entrati? Perché era tipo un medley di tutti quanti. Vabbè. Per me, Michele, Dario, Serena. Dario primo. Dario, Michele, Serena. Perché Michele oggi purtroppo è andato peggio. Ha sbagliato le pirouette. Beh, anche Dario ha sbagliato un po' le pirouette. Sì, però ma non le ha finite male male. Per me la qualità di movimento di Dario è semplicemente... Diciamo che tu preferisci lo stile di Dario, quindi... E sono un po' di parte. Esatto. Vabbè, esatto. Certo. Ci sta. Sicuramente Serena qua adesso, ma... Sì, ho voglia. Questa è una coreografia molto impegnativa, ma dire impegnativa... Oggi Alessandra gangster, guarda che catenazza. Gira su se stesso, in gergo popolare. Esatto, lo spot è frontale. Sì, in linea di massima guarda davanti a lui. Sempre davanti, per cui c'è il colpo di testa. Gol! Ogni volta gira cambiando spot ed è questa la grande difficoltà che si possono permettere veramente dei ballerini molto bravi. In realtà è una cazzata. Io la trovo molto più facile cambiando lo spot piuttosto che rimanere sempre ferma, fissa sullo stesso punto. È più facile, perché... In realtà no. Beh, io lo trovo molto più facile. Che se magari vuoi farlo per ottavo di sala è difficile essere precisi, un pochino di più sempre. Bello però. Wow. Lui ha sempre queste colonne greche. Anche per... Carino, mi piace. Eccolo. Vediamo. Sì. Cambia. Ah no, in realtà ne fa due, sempre due, due a volte, e poi cambia un quarto. Bravo. Ah! Cazzo, quella chiusura, troppa spinta. Sì. Vabbè, l'altra volta è entrato in God Mode e ha preso tutte le pirouette, tutto quanto. Sarebbe stato bello se l'avesse fatto sulla punta, come... Sì, strisciando. Sì. Di solito lo fa quello lì, Difficile. Strano. Oddio! A destra, di Leora, andando verso sinistra, sì, però. Wow. Bello. Molto difficile quel manesce. Particolare. Era bella... Bam, sta coreografia. Veramente... Un'apoteosi di difficoltà. Sì, sì, è vero. Molto. Ogni passo che ha fatto era veramente complicato. Sì, peccato vero, la chiusura, difficile. Se avesse chiuso bene quelle pirouette sarebbe stato da standing ovation. Sì, sì, ma io è giusto che io spieghi.
sì, le difficoltà, però. Perché non tutti, sai, sono del mestiere, allora bisogna spiegare al pubblico, educare il pubblico. Però brava, non, brava. Questo non dice niente sulle pirouette. Se fosse stato qualcun altro, non di suo, sì, sarebbe già subito lì, sì, a puntare il dito. Ma sappiamo com'è fatta. Ma dietro c'è anche Luigi che suona? O? Sì. È difficile pensare, no, quello è troppo, per Dario vincere. Vedi, guarda come passa da una cosa fluida subito a scattoso. No, è vero, è fatto. Ma a noi piace Dario, eh. Infatti, secondo me, Dario da finale. Sì, sì. Si sarebbe potuto valorizzare di più. Dai, stanno tenendo un po' di più le riprese. E poi dietro. Guarda, tutto sto pezzo Dario non c'era. No, sta coreo però no, raga. No, ha perso. Peccato. Non fa più niente. Però non è colpa sua, capito? È sempre lì fisso. Cioè, lì fisso che fa cose facilissime. Una cosa che a me anche non piace è quando il corpo di ballo dietro fa le stesse cose del ballerino. No, beh, in realtà. Dipende. Aggiunge all'immagine perché è tutto sync, bello. Sì, ma magari in un video musicale, non in una performance come questa. Cioè, la difficoltà di questo pezzo era farla tutti insieme. Non era tecnicamente difficile. Più groove e personalità, un sapere Malibu per sentirmi me stesso sulla pista. Vabbè. Senza dire una parola. E tu preferi. Bellissimo. Ah, peccato questo. Sono difficili questi, questo doppio. Questo è molto doppio. Difficile. Infatti, secondo me, non doveva farli. Oddio, mi sono già anche dentro. Sì. Non mi ha fatto impazzire, tanto. Non mi ha fatto. Ha fatto delle belle cose. Rispetto a prima. Ha voluto mettere dei passi Serena. Tecnici che complicano solo la vita. Ci sono passi più semplici che sembrano molto più difficili. E quindi fanno più scena. Però, raga, ha già vinto qua. Se questo è il pezzo, mi spiace. Peccato perché è vestito troppo lungo. Cioè, Serena la stanno preparando per fare i balletti in nave. Ma cos'è sta roba? Sì, ma lei prima faceva delle coreografie che spaccavano. Mm. Secondo me c'è stato un cambio di coreografo. Dalla scorsa puntata. Questa puntata anche, fino adesso, le coreografie di prima e questa. Basic, sì. Cioè, poi, oddio, nell'insieme qua, da vedere ci sta, però sì, perde. Ma raga, scenable, change, fate pure di tournée, guarda. Pirouette. Sui tacchi. Coro, coro. Quella è la difficoltà, sui sì, tacchi. Sono abbastanza altini questi tacchi. Sì, sì, sta bene, ha presenza, energia, sì, è pulita, fa tutto quello che deve fare, lo fa benissimo. Sembra però un po' Nunzio. A livello di coreografia, secondo me, fuochi vince l'altro, perché era estremamente più difficile e ha fatto delle cose tecniche che, vabbè. Siamo andato Nunzio e ci avevano ancora investito. Altri fuochi d'artifici. Hanno investito in questi fuochi d'artifici. E adesso con tutti questi cosa facciamo? Guardando l'esibizione di Serena, che adesso che non c'è Nunzio. Ha detto lei! Siamo connessi col cervello della gente. Ma ragazzi, la adoro. Però non c'è così bisogno, perché lei non è così inguardabile, voglio dire. Ah, lei non è così inguardabile. La finale, sti ragazzi, lasciamoli in pace, lasciamoli tranquilli, devi fare sempre problemi con i polli. Guarda, ha parlato, perché lui non fa mai polemica. No, no. Ma perché mi chiedi? Ma perché mi disturbi, capisci? Sì, tu mi disturbi. Perché tu muovi la matitina? No, vabbè, ma quello mi viene naturale, cioè. Madonna. Io sono fatta così. Stash! Conto di tutto il percorso che hanno fatto questi ragazzi, sono fortissimi entrambi. Lui, dall'alto della sua sapienza in fatto di danza, conta tutto il percorso. Esatto, perché lo sa valutare bene. Ti è fatta male, Serena? Talmente, guarda. Magari si è uscita la barba e si è tagliata. Senza niente togliere a Michele. Ecco. Voto Serena. No, vabbè. No. No, vabbè, no, vabbè. No, mamma mia. Senza parole. Mi ha intrattenuto. Il dilettante, altro che. De Martino, poi ci vediamo a casa, però stai molto attento, eh. Un po' la strega stasera. Lo minaccia. Con questa esibizione, Michele il punto non lo porta a casa.
Ma porca. Vai, l'ultima. Il guanto, Michele contro Dario, Smoke on the Water. Ah, quanto di sfida, quindi. Ma fallo riposare un attimo. Madonna, Michele. Che bestia. Io sarei già per terra. Vista le tue carenze molto evidenti, ti assegno un nuovo guanto. Lascio sempre a te, specializzato di danza, l'individuazione del genere dell'orientamento. Dell'orientamento sessuale. Che pizza ste lettere. Che palle. Si può dire che palle? No, sì, secondo me no. Io che palle. Ma tre volte dire, l'ho detto. Tre volte l'ho detto. Vai, Simo. Da fino qua si può fare. Sopra quanti un po' sono? Stortino. Il braccio. Sì, è un po'. Però alla fine però l'ha fatto erano belle e veloci. Sì. Però Michele è molto più elegante perché sopra è più dritto. E questo sarà difficile per Dario? Ma però Dario gira la seconda li fa, no? Sì. Li fa come li fa un ballerino di moderno, un po' sporchi. Come lui un po'. Sì. Però secondo me Dario di nuovo lo farà assomigliando molto a Simone. Però Michele comunque lo farà meglio secondo me. Gli dai il consiglio di studiare la danza classica. Allora innanzitutto la danza classica lui non la deve studiare qua dentro ma deve studiare fuori. Cosa vuol dire? Perché qua dentro no? La danza classica l'ha già studiata e si vede che accettiamo un la deve studiare meglio allora genere. E comunque perché non è abbastanza lui, perché se no lui un guanto di sfida così non lo potrebbe mai fare. Questo è vero. Io non capisco perché i guanti di sfida li proponga solo la Celentano. Sì, invece il pop glielo fa fare. Vediamo Michele nel pop. Dai, è molto simile. Madonna. Molto è molto simile. Veloce. Anzi, è più. È la chiusura. Mi piace di più sopra lui. Sì, sì. Bello, però. Oh, lo fa diverso, ma però. Spacca alla fine. È morto, eh? Non è felice per niente. No. Può fare... Ma cosa dici? Dici una bugia! Ma io non dico ma mai scusa, bugie. Io chiedere adesso... Ma dici una bugia! Ma io non dico mai bugie! Devi dire per non essere un ballerino classico l'ha ma fatto bene! Bene. Lo fa bene! Poverino, oddio. Guardalo! Ma stai scherzando? Ha 18 anni. Un pezzo lontano dal suo stile e l'ha affrontato anche a testa alta comunque. Stefano si è sentito dire persino di peggio, cioè tanti si sono sentiti dire di peggio, sono sopravvissuti. Alcuni hanno continuato a ballare, altri hanno cambiato genere di professione. E alcuni hanno e altri smesso sono invece, psicologi. Colpa di... Vedi, ha fatto la battuta su Stefano. Stefano, intelligente, ha capito che con la danza non si va si tanto lontano in Italia. E quindi ha cambiato mestiere. Ha fatto bene. Ma lui non fregava niente di quello che diceva Celentano. Meglio pagato, la verità, meno faticoso. E con la danza in Italia o cambi paese o cambi mestiere. Capisci, no, questa è la peggiorato. Differenza. Secondo lei si è peggiorato. Comunque, adesso okay. Io mi spiace per Michele, vorrei che... Beh, non ti dispiace per Dario, ti dispiace per Michele. Per Michele. No, no. What? Non ti dispiace per Michele. Ma che cosa bronza, Maria? Già questo, ragazzi, lui l'ha preso da quinta, è l'unico che l'ha preso da quinta. Questo si sa più preciso. Però mi dà fastidio sta cosa che lui sbaglia le piruette e Celentano non dice niente, neanche un commento tipo... No, quello che dice al massimo è il pavimento. Vediamo. Ma easy per lui. Vediamo, Le fa più lente, ma molto più elegante. 8 tour alla seconda, devi saperli fare. Sta andando tanto, però. 1-2. Salvati, ma bene, comunque. No, non benissimo, ma molto meglio. È abbastanza buono. Dai, guarda qua. Poteva metterci un po' più di cazzimma, energia. Anche nel viso, più che altro. Perché sì, lui è molto rilassato. Se possiamo trovare il pelo dell'uovo, è comunque ottima esibizione. Il secondo finalista. Tanto complimenti. Grazie. Guarda che... Guarda la differenza fra lui... Fra lui la ballerina. Sì, sì. Ha fatto solo... Arriva. Grazie. Grazie, tranquillo. Oh, devo tutta sta fatica. Ma faccio un bel sorriso, dai. Al sorriso. Beccatevi questo. Bravo, meritato, bravo.
fa anche a meno di quella maglia, ma sì, proprio fa anche a meno di Amici lui in realtà. No, io non capisco per lui che ha vinto Losanna e finisce qua, è triste. Dover andare ad Amici per ottenere visibilità. Siamo è proprio un sistema sbagliato. Io spero che lui sia lì perché aveva effettivamente altri interessi, non vuole lavorare in compagnia ma vuole lavorare in televisione, o magari vuole fare il professionista da Sì, Amici. Perché se vuole lavorare in compagnia è proprio sbagliato pure. Ma proprio non si capisce il motivo. Perché noi in serie C. Oddio, che... Oh mio Dio. Che cos'è sta roba? Sembrano le nostre parrucche. Oddio, la celle sembra Piton. Piton. E Rudy Zerbi sembra Renato Zero. Se mi vuoi, se mi vuoi, oh, e non conosco il loro volto, ma la gente sì. Il delevente. Tu tieni mi stanotte, sei l'ultima, la prima. Si sopportano, insomma. Ma quando ti arrabbi, sei ancora più bella. All my tears have been used up on another love. Another love. Luigi non va direttamente in come finalista. Attenzione. Se vinceva questa andava direttamente. Però qua sei stato bravo, Alex. Dai, fateci vedere un po' Giulia, però. In un concerto dedicato. Bello, mi è piaciuto, carino, molto bello. Bellissimo. Niente batteria stavolta, flauto, clarinetto, contrabbasso. Anch'io voglio quel costume, raga, da dietro. Quelle luci LED. Sì, sono bellissime. Sai quanto costano? Questa cosa mi è piaciuta molto. Sexy. In realtà fare il professionista ad Amici ci sta perché porti un sacco di pezzi diversi. Il mio sogno. Tocca. Il mio sogno è essere lì con la tocca vestito come lei. Perché vestito come lei? A fare la stessa coreo. Punta Luigi, uno pari. E quanto di sfida Luigi contro Albe. Grazie. Luigi. Cara Patty 17. Oddio. Che tu che dici che è una cosa contro di te. Come apre la bocca? Dicevo, il contenuto qual è poi del guapo? È stata mezz'ora di discussione sul nulla, non si è neanche capito su cosa stiamo affrontare, dai. Tua moglie ha postato una storia con te e Tiziano che vi baciate e fa what's going on. What's going on? Sì, si vendicherà, ha scritto sotto, quindi non so cosa ti succederà. Ma vendicherà su di te, io sono fermo, immobile. Credo che l'obiettivo sia... No, è colpa tua perché sei bello e sei vicino a me. No, in realtà sei proprio quindi è colpa mia, perché sono vestito in maniera... Sì, troppo aderente. Cause I just need one more shot, a second chance. Boh, non mi sto dicendo niente. Neanche però, adesso, neanche sto arrangiamento. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just nobody. Carino, meglio. Però meglio. Un falsetto. Comunque sei più uno stile di Albe, Justin Bieber. Vediamo, sono curioso. Se adesso Albe lo fa ancora peggio. No, secondo me Albe si capisce ancora di meno. Sorry now, forse vuol dire. Sorry. Miau. Oh. Mi hai fatto partire un timpano. Un team. E dove è andato? Yeah, is it too late now to say sorry? Cause you know that there is no innocence in this game for two. Io pensavo che potesse detto, fare okay, meglio. Io avevo detto ok, Albe è più indirizzato. Beh, prima su il piano era meglio, però adesso... Adesso è peggio. Yeah, is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Questa parte qua è meglio. Non ci arriva però la sua. Posso dire che non mi è piaciuto nessuno dei due? Sì. Io sono d'accordo. Però se devo votare, forse voto Albe. Sì, leggermente per il ritornello. Però voto Albe. Grazie.
Zitto, pelato! Nella delicatezza dei modi che appena... No, è l'entusiasmo! Ma stai zitto! Ma che mette le foto sue con la mano pazza! Infatti, la delicatezza. Fa troppo ridere, quando gli altri... Esatto, sì. Un'ipocrisia loro pura. Loro due si sono proprio la coppietta perfetta. Sì, sì, sì. Ci sembriamo noi, quando critichiamo gli altri quello che facciamo noi stessi. Ma stai zitto, pelato! Lo diventeremo tutti. Tanto moriremo tutti. Chissà chi sarà il primo a morire di noi? È bella domanda, dai, facciamo scommesse. Chi sarà il primo a morire tra di noi? Scena è l'ultima. Le donne, le donne. E sei pure giapponese. Giapponesi immortali. Cent'anni e padre. L'hai detto, gli Tim è vegano. Gliel'hai gufata. Stai, uno di... La stai gufando? Secondo me è anche lei, il più vecchio. Dai, poi io, l'hai poi detto. Tim e poi sci. Quando i suoi tragetti dice così, la sta mandando a tutti quelli a cui... E invece Michele vive fino a 110. Io non dico. È sulla nostra tomba. Mi dovevo morire per primo. Vuoi un bacino? Maria ride senza denti. Un saluto a Venice. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò. Brava. Più veloce, alternati una alla volta, tipo... Ma siamo lentissimi! No. Come prima, più di prima. Se mi insegna a farle bene al forno, con la pasta all'uovo, il ragù... 1, 2, 3, 4... 3, devi andare su 3! Ma io sto facendo da solo! 1, 2, 3, 4! Ma io sto facendo da solo! In questo tempo... Dove tutto passa, dove tutto cambia, noi siamo ancora qua. Anche noi siamo ancora qua. E non andremo da nessuna parte, diciamo, saremo sempre qua per voi. Non abbiamo bisogno di parole per spiegare quello che... Facciamo anche questa cover. 7, oh, guancia, giù, su. Ancora guancia, giù, da solo. Senza interferire. Mai più di prima ti amerò. Ah! Guarda che tatuaggio che ha. Una spada in mezzo. Ha la spada nella roccia. Io so dove ho una spada. Perché hanno il telefono? Qua. Chi avete preferito voi? Nessuno dei due. Ho preferito Luigi. E sulle note di questo pianoforte tu vai in finale. Oh, Luigi. Gigi. Vinci per Carla. Vinci per caso. Caso. Bello! Ecco, togli il tacco. Dai, Serena, per favore. Eccola, bambina. Io non trovo giusto comunque che Serena vada in finale con queste coreografie. Ma cos'è? Di nuovo Coupé GT, ce l'ha fatto già prima. Ma raga, ma cos'è? Dei capelli. Beh, lo parlo, veniamo ai cantanti che cantano le stesse canzoni. A sto punto, vabbè, porta però... il pezzo bello che hai già fatto. E infatti, le pirouette qua stiamo andando malino. A parte l'ultimo. Dai, di difficile non era difficile, cioè, però ragazzi, due pirouette a passeggio ne danno, non sono difficili, mezzo sono pure alla su terra. No, vabbè, ma infatti anche le facce della gente, guarda che sono tutti così. Sempre avuto la tendenza, questo l'ho già sentito. Boom. Ehi, Mr. DJ. Dai, ti prego, Dario, spacca. Un check check. Ce lo facessero vedere, come al solito. Sì. Niente, a sto giro hanno insistito con i balli di gruppo. Boom, pulito, buono. Molto più difficile con Serena. Dove fate muore due giri. Non c'è proprio confronto. Con Serena vinto. Karma. Karma. Ti affascia e mi innamoro. Ai ai ai. E
Incorretti gli ha fatti calma. Ai ai ai. Seguendo il tuo sapore mediterraneo, torni da me come il karma. Che zarrata, che questa sì, ma infatti lui è perfetto per queste canzoni estive. Sì, sì. La 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 la. Che l'ascolti in discoteca. Ti porto a Las Vegas. Tutto torna come calma. Scende il sole ma poi spunta l'alba. Comunque lui si muove un sacco, sì, mi piace questo. Sì. È l'unico che si muove dei cantanti. Ma sa anche ballare. Ed io non so tremare. Chissà se magari questa coreo. E adesso? Ma oh, immobile. Lasciami sognare. Però la scenografia è bellissima. Ci facesse vedere anche lei. E già questa meglio come coreografia rispetto a quella roba lì da festa. Dai, dai. Madonna, queste cose quanto si muovono però. Sì. E adesso sale su. Sai tipo Van Damme alla seconda. Corda. Oh. Un po' meglio questa coreo, dai. C'era della tecnica, c'era qualcosa. Bello però, mi piace questa scenografia. Bravo quel tipo dietro. Beh. Dai, bravo. Si è messo pure in ginocchio. Ah, la tocca lì, sta ferma, lei va bene così. E boh, ha vinto. Bravo, ragazzi. Bravo, sì, molto, sì, molto bravo. Questa qua ha spaccato di brutto. Voi sapete battere le mani così. Guardare ogni giorno. E alle fattorie nasce una bontà. Si vive o si muore, è un bel giorno dire basta. Posso dire, la coreografia con sta musica proprio... Un mondo che sa tutto. No. Cioè, come ci balli su una canzone del genere? Niente, a base... Che puoi fare dei blocchi, puoi fare delle cose ritmiche. Sa, non potranno dirci proprio niente. L'unico posto che viene in mente è questo. Cioè, fa la birra. Questo è, mi scavo la tomba perché cagare. Ballare contemporaneo, moderno su quella, cioè, no, no, è una scelta che ti scava la fossa e fidatevi che Dario. Dico da davvero, dai che scemo, ad ogni battuta io ci casco in pieno perché sono cotto di te, ma scusami se non so come ti chiami, quindi come on to the bell. Bella questa, mi piace, finalmente una fresh. Cotto di te, e ce la sono così. Girando. Tu sei a tu di bedroom, we don't need no dance floor. Let me see your best move. Se la sta giocando molto molto, molto bene. Siamo connessi. Va bene. Others. Oh, bello. Vai, grande, anche la coreo. Guardalo. Si son pronto. Questo gli dà un più, sì. Nessuno degli altri ha mai sorridere Michele di ballare. Roba. È vero. Non si vedevano ancora i suoi denti. No, non era abbastanza. Bravo, in finale Albe con questa coreo. È finito come uno che fa breakdance. Questa coreo era tecnicamente a livello di quella di prima di Serena. Serena è la sua insegnante. Siamo lì, sì. Gli ha insegnato tutto quello che sapeva. No. Guarda, da lì avevo superato il maestro. Taglio. Chi andrà? Sto scherzando. Quindi, raga, come funziona adesso oggi? Cosa fanno? Oggi funziona che qualcuno va in finale e qualcuno no. Sì, ma adesso faremo altre sfide.
in base a questa puntata, voi chi eliminereste? Serena, Serena. Adesso. Ok, okay, e invece secondo, considerando le dinamiche del programma, ecco, Albe forse. Contando quindi del fatto che è una femmina. Non lo so, Albe oggi ha fatto meglio. Lo so, mi è piaciuto di più. Albe è stato bravo. Però... sai cosa? Secondo me eliminano Alex. Perché? Ma va, ma figurati. Per l'allievo che ha ottenuto il maggior gradimento è Michele. Casetta! Senti lo scarico. L'ha fatta tutta. Si vedeva ancora la strisciata. Non ha tirato lo scarico comunque. No. Vado io? Pranda, chi è? Maria. La produzione e la comunicazione per i 4 livelli del brontaggio finale. Vanno tutti in finale. Vanno tutti in finale, dici? Un sorriso. Cosa? Un sorriso. Un sorriso. Un sorriso. Sì. No, dico un sorriso. Non capisce. Devo fare un sorriso adesso? Sì, io farei un sorriso. Ok. Bravo. Un sorriso. Che situazione awkward. Mamma mia, che imbarazzo. Vai Alex. Si apre con la musica, le cose. Non sei in finale. Voglio dire che non ci sono stati dubbi da parte della giuria. No, meno male. Bravo. Meno male. Posso andare? Stato, sì. Posso andare, non voglio più parlare con te. Sorriso. Vado. No, sì, perché... aspettare. Oh, bravo Gori. Bravo. Non sei in finale. Cosa? No. Spero che tu sia stato bene. No, vabbè, non ci credo. È uno scherzo, dai. Che ne pensate? Adesso dire dai. Sì, sì, no, scherzo. Non è vero, non è girate vero. La maglia. Devo andare via, vero? No, dai, davvero. Grazie. Ma no, raga, veramente? No, non va bene sta cosa. Loro due scioccati e te tipo... Lo sapevamo. E quindi sta a voi due scegliere chi va in finale tra voi due. No. Finale tra ma voi stai due. Scherzando. Chi deve scegliere? No. Hai visto la faccia di Albe? Era disperatissimo, davvero. Come la relazione della coppia. Eh sì, cioè, entrambi vorranno andare in finale, no? Cioè, mi sembra anche giusto. Però guarda, e poi guarda chi... Albe. No, Albe fa il galantuomo, ma questo era ovvio, perché... Prima letta, ce n'è una di maglia, Sere. Ci vediamo la maglia. Stavo scherzando, andate entrambi. Volevano... Sì. No. Siccome c'era un pari merito, la produzione... Due maglie. Volevamo solo un po' di pianto. Volevamo farvi litigare. È morto lui. Ma ha detto che sei stato un cavaliere. Ti soffiando su quello. Sì, sì! Volevo... Il mio sogno era... finire con te. Amore! Lo dicevo sempre. Posso finire con te. Questo percorso. Secondo me non è reciproca. Io ho questa sensazione. Cioè, guardandoli mi dà un po' questa sensazione di lui molto, molto preso. Sì. Lei poi, un po' meno. Può essere anche di carattere. Però sì, esatto. Sì, esatto, può che una persona non riesca ad esternare i propri sentimenti qui davanti alle telecamere. Cosa, certo. Abbracciatevi. Bocca al lupo tutte e due, anzi. Lui che vuole abbracciare la mano. Lui vuole abbracciare la mano. Sì, lei è un attimo. Ciao. Un abbraccio! Un bacio! E va bene. Ci vediamo alla finale.